Signore e signori, buonasera. Noi siamo la Corale San Francesco di Prato e siamo una corale con un tipo di repertorio un po' particolare e probabilmente adatto anche alla situazione in cui siamo. Il nostro tipo di repertorio, oltre al repertorio classico di qualsiasi coro, diciamo, abbiamo sviluppato anche l'interesse e appunto il nostro programma aperto parecchio anche sulla musica da film e la musica anche tratta da videogiochi. Ecco il perché siamo qui oggi. Faremo alcuni brani in collaborazione con Federico Santini, che probabilmente già conoscete, insomma, perché lui è già veterano di questa manifestazione, vero Federico? Sì. E lui collabora anche lui con il nostro coro. Bene, direi di iniziare subito con un brano. Allora, il primo brano, se avete visto i telefilm di Mr. Bean, vedete che all'inizio, nella sigla iniziale, quando lui cade dall'alto, come ho fatto io tra pochi minuti fa da quello scalino, quando lui cade dall'alto e si ritrova in mezzo alla strada, si sente un coro che canta e canta questo pezzo. Si chiama Ecce Homo, ma non è un Ecce Homo religioso, è un Ecce Homo perché le parole dicono ecco l'uomo che è un fagiolo, Mr. Bean, Mr. Fagiolo. Ecco, iniziamo con questo brano. Grazie. Da un film che comunque parla di giocattoli, è Toy Story, Hai un amico in me, la versione italiana del film, e il brano iniziale parla appunto di questa amicizia tra il bambino, i bambini e i giocattoli. Hay un amigo en mí, un gran
Ci sono
costumi, pensano a tutto, pensano anche alla musica e vengono chiamati dei nomi importanti. L'autore di questo brano è Christopher Dean, come sarà anche dell'ultimo brano che ascolteremo più tardi, e ha preso questo Baba Yetu. Siamo in Africa, è la lingua che sentirete, è lo Swahili, o perlomeno sentiremo in qualche modo di fischiata se non cantata. No. La lingua è lo Swahili e strano a dirsi, le parole che prende Christopher Dean sono parole sacre, è un padre nostro. Le parole sono padre nostro. E nell'ultimo brano le avrà prese addirittura dal grande Leonardo da Vinci, del brano che dovrete ascoltare tutti. Allora, per ora Baba Yetu, abbiamo Roberto e Paola come sorriso. La versione più tranquilla del tema
che poi troviamo per in Skyrim. Poi a un certo punto il pianoforte proseguirà con Federico e ci sarà un intermezzo del pianoforte e poi partirà la parte più domani, credo, famoso. E niente, un brano impegnativo, impegnativo dal punto di vista vocale, anche perché si tende un po' a sgraziare e andare un po' contro a quelli che sono i canoni della buona emissione della voce. Ma naturalmente il contesto vuole questo. Bene. Thank you.
e all'ultimo brano del coro, poi proseguirà Federico. Allora, l'ultimo brano del coro è Sogno di volare, sempre, ce l'ho detto, Christopher Dean, Civilization, però la sesta versione. E quando diciamo Sogno di volare è tratto da un sonetto di Leonardo da Vinci, proprio quando faceva gli studi sul volo. È questo grande desiderio di spiccare il volo, di volare sopra Firenze, di parla del Monte Ceceri, quindi Fiesole, di volare sopra e di librarsi come un uccello. E lui ha ripreso, Christopher Dean ha ripreso questo sonetto e ne ha fatto appunto questo brano per il videogioco. Bene, con questo, per quanto riguarda la corale, con questo brano vi salutiamo, poi vi lasciamo comunque a Federico e grazie per la vostra partecipazione. Oh, man.
Grazie.